La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede che sia personale e interiore, che il lettore riconosce come proprio. Sono le parole di Salvatore Quasimodo, considerato uno dei grandi poeti italiani del Novecento. Salvatore Quasimodo è nato a Modica in Sicilia il 20 agosto 1901. La sua infanzia ha trascorso in piccoli paesi della Sicilia orientale. Appena diciottenne, Quasimodo ha lasciato la Sicilia, ha studiato a Roma, ha vissuto in molte città diverse, entrando in contatto con gli ambienti letterari più attivi del suo tempo. La produzione poetica di Quasimodo si può dividere in due momenti fondamentali, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1930 a Firenze Salvatore Quasimodo pubblica il suo primo libro di poesie, Acque e Terre. Nelle opere di questo periodo lo sguardo del poeta si rivolge verso la natura, il paesaggio, le forme eterne e misteriose. Tutto è legato alla sua Sicilia, la terra d'origine del poeta. Fammi restare in tu mezzo di tu brazza, dammi un bacito, questa bocca rosa. Il poeta parla del rimpianto degli anni trascorsi in Sicilia e della sua condizione dell'uomo sradicato. Le opere del poeta dopo la Seconda Guerra Mondiale dimostrano una maggiore attenzione alla realtà e alla società. Si può dire che è un momento di svolta nella poesia di Quasimodo. La guerra lo sconvolge, lo cambia, le fa sentire l'esigenza di una poesia diversa, una poesia che non si limita alla dimensione interiore, una poesia che diventa epica e corale. Nelle sue opere di questo periodo si sente un nuovo impegno di Quasimodo. Il suo obiettivo era rifare l'uomo abbruttito della guerra. Questa idea principale si riflette nelle sue raccolte pubblicate nel dopoguerra. Giorno dopo giorno e la vita non è un sogno. Nel 1959 Quasimodo ottiene il premio Nobel per la letteratura. Caro Salvatore Quasimodo, la motivazione dell'Accademia Svedese per il premio che oggi le viene assegnato è la seguente. È il suo componimenti poetici che con classico poco esprimono il tragico sentimento di vita del nostro tempo. Nel 1966 Quasimodo pubblica il suo ultimo libro Dare e Avere, un titolo emblematico per una raccolta che è un bilancio di vita, quasi un testamento spirituale. Il poeta infatti è morto appena 2 anni dopo. Non ci sarebbe da aggiungere altro, ma c'è ancora un giorno a equilibrare il mondo. L'intelligenza, la morte, il sogno negano la speranza, speranza, speranza. In questa notte, a braso nei Carpazi, fra alberi non miei, cerco nel tempo una donna d'amore, amore. Amore, la fa spacca le foglie dei pioppi e io mi dico parole che non conosco. Rovesciatere di memoria, memoria, memoria. Un giasbuio, canzoni italiane passano capovolte sul colore degli iris. Nello scroccio delle fontane si è perduta la tua voce. Basta un giorno a equilibrare il mondo. Un giorno a equilibrare il mondo. Equilibrare il mondo. Il mondo. Il mondo.